Quando non riesce a camminare a gran passi per la via che a Dio conduce, contentati dei piccoli passi ed aspetta pazientemente che abbi gambe per correre, o meglio, ali per volare. Contentati, mia buona figliola, di essere per ora una piccola ape di nido, che ben presto diventerà una grande ape abile a fabbricare il miele. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle. Anche oggi San Pio ci esorta con i suoi bei pensieri che ci preparano alla festa del Natale. Lui dice in questo pensiero: quando non riesci a camminare a grandi passi per la via che a Dio conduce, contentati dei piccoli passi ed aspetta pazientemente che abbia gambe per correre, o meglio, ali per volare. A volte ci capita a noi di avere tanto entusiasmo, no? Soprattutto quando ci troviamo in certe situazioni, visita a un santuario, anche visita qui a San Giovanni Rotondo. E davanti a San Pio vorremmo imitarlo, vorremmo fare, ma non ce la facciamo. Non ce la facciamo perché siamo fragili, deboli, peccatori e non ce la facciamo a camminare così velocemente. E allora che cosa ci esorta San Pio? Di camminare a piccoli passi. Dobbiamo contentarci di camminare a piccoli passi, perché camminando pian piano poi si arriva alla meta. Ecco, se non possiamo usare le ali, usiamo le nostre gambe, camminando piano piano, piano piano, piano piano, ma dove si arriverà lì? Dove si arriverà? A Gesù. Perché San Pio questo esortava, e questa è un'esortazione che lui dà a una sua figlia spirituale. Forse voleva camminare in fretta sulla via della santità, voleva imitarlo, ma non ci riusciva. Dice: contentati, mia buona figliola, di essere per ora una piccola ape di nido, che ben presto diventerà una grande ape abile a fabbricare il miele. Ecco, contentiamoci di essere una piccola ape, per poi diventare un'ape grande che può fabbricare il miele. Quindi non abbiamo fretta, camminiamo a piccoli passi. Ecco, se non ce la facciamo a fare tutto oggi con le nostre preghiere, lo faremo anche un po' domani, un po' dopodomani. Così si cammina nella via della santità, un piccolo passo giorno dopo giorno, ma siamo sicuri di arrivare alla meta. San Pio ha volato, ma era San Pio, noi non siamo San Pio. Lui ha volato e ha volato in alto, ma il Signore però lo ha crocifisso. Noi invece non siamo come Lui, anzi noi, se veniamo un po' crocifissi, ci lamentiamo spesso con Gesù, no? E allora San Pio, da buon padre spirituale, vedete come pensava a noi, come pensava alle anime, alla debolezza, alla fragilità. Dice: cammina piano piano, vedrai che arriverai alla meta. Pace e bene a tutti.